Ieri sono stato al cinema UCI Cinemas di Pioltello per vedere Marvel Inhumans, i primi due episodi. Secondo me la cosa che veramente hanno sbagliato è stata quella di proiettarli in IMAX. Cioè, gli episodi non sono stati pensati per il cinema, sono stati pensati per un target televisivo e quindi i difetti si notano molto di più. Attilan è veramente scarna. Sembra una città sci-fi di Star Trek, magari qualche anno fa. E non è una bella visione, veramente. Mentre per gli effetti speciali ce ne sono, con un grosso ma. Perché, per esempio, Loggia, il cane teletrasportatore, quando c'è. Onestamente non mi sembra poi così malvagia la sua CGI, però lo fanno vedere veramente, veramente poco, ovviamente per contenere i costi. Lo stesso vale per i capelli di Medusa, che si vedono nella scena iniziale, di una scena a metà, credo, del primo episodio, e poi basta. Cioè, hanno fatto anche un... li tagliano addirittura, appunto per far sì che poi dopo non debbano farli in CGI. Mentre poi per le sparatorie così sono grafica normale che si vede in tutti i TV show di questo genere. La storia è decente, anche se non ci sono quei dialoghi molto arguti, molto con pathos, cioè sono molto botta e risposta, molto semplici, però che comunque fanno scorrere la trama per far avvenire gli avvenimenti che si susseguono. La recitazione dei personaggi è stata tutto sommato buona, hanno spiccato sicuramente l'attore di Maximus, che era quello che c'ha Ramsay in Game of Thrones, e anche l'attore che fa Black Bolt, che anche se non dice una cavolo di parola in tutti gli 80 minuti, non lo dirà probabilmente in tutto il resto della serie, il modo con cui muove la faccia, la sua gestualità, il fatto che per comunicare utilizza il linguaggio dei segni. Lo rende molto caratteristico, e ci sta anche il modo con cui interagisce, magari usa a distanza, è molto, molto caratterizzato bene. Anche il loro rapporto è solido. Mentre per il resto, gli altri comprimari della serie, una recitazione decente. Nulla di che. Come ho detto prima, il problema maggiore secondo me è il fatto che non doveva essere trasmesso in un cinema, perché appunto questi difetti, per esempio della CGI o della scenografia di Attilan, se fosse stato visto direttamente su uno schermo della televisione, avrebbe avuto un impatto inferiore rispetto che a un cinema gigante con una super risoluzione della Madonna. Audio a palla, davvero wow. Non avevo mai visto un prodotto in IMAX e veramente mi ha colpito, anche se è stato purtroppo Inhumans, che non è molto buono per fare la prima visione, ma vabbè. Però dall'altro canto è quello che l'ABC ha potuto fare in sole 6 settimane, ossia che per produrre questi due primi episodi ha avuto soltanto questo lasso di tempo per scrivere il copione, cercare il cast, fare i costumi, fare scenografie e tutto il resto. Poi dopo ha sviluppato tutto il resto della storia con calma. Quindi hanno avuto un piccolo lasso di tempo per farlo. Però, devo essere onesto, alla fine di tutto l'evento sono rimasto con la voglia di andare a casa e
all'11 di ottobre di mettere su Fox e vedermi la serie TV, perché la trama è decente. E una cosa che mi ha fatto molto piacere notare, come anche nell'X-Men, che c'è il razzismo, però è inverso. Se nell'X-Men era con gli esseri umani che erano razzisti verso i mutanti, qui abbiamo gli inumani che schifano gli umani, e ci sono le divisioni di classi sociali anche negli inumani: quelli che non hanno poteri devono lavorare la miniera, e quelli che hanno poteri possono fare, a seconda del tipo di potere, vale una classe sociale. E questa è una cosa che onestamente mi piace e la rende un po' diversa da tutte le altre serie TV Marvel che ci siano in questo momento. Un'altra cosa che ho apprezzato, però non so esattamente se verrà ripresa anche in tutta la serie TV, è il fatto di aver utilizzato varie canzoni normali, non appositamente fatte per la serie TV. E per il resto, niente. Secondo me una possibilità alla serie TV va data, perché anche Agent of S.H.I.E.L.D. era iniziato malissimo, detta da tutti, mentre poi adesso la quarta stagione è stata la più wow! E quindi speriamo che migliori, e ciao!